Salve a tutti e benvenuti alla revisione finanziaria quotidiana del lunedì. Ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. I prezzi del petrolio sono scesi venerdì e sono rimasti fermi sulla settimana. La possibilità di un cessate il fuoco a Gaza ha indebolito i benchmark del greggio, mentre la guerra in Europa e la riduzione del numero di impianti di perforazione statunitensi hanno attenuato il calo. Il dollaro si è avviato verso la seconda settimana di guadagni, dopo che un lieve rialzo dei tassi in Giappone ha dato una leggera tregua allo yen e un taglio sorpresa in Svizzera ha evidenziato il divario nella politica dei tassi di interesse tra la Federal Reserve e le altre banche centrali. Una petroliera battente con la bandiera panamense ha preso fuoco dopo essere stata colpita da un proiettile non identificato al largo dello Yemen sabato scorso, nell'ultimo attacco alla navigazione commerciale nel Mar Rosso. Il prezzo del dollaro statunitense e yen giapponese è rimasto sostanzialmente invariato nell'ultima sessione. L'indicatore stocastico indica un mercato ipercomprato. La coppia Bitcoin-dollaro statunitense è salita alle stelle del 4,4% nell'ultima sessione. Il segnale buy dell'RSI stocastico è in linea con l'analisi tecnica generale. La coppia dollaro australiano-dollaro statunitense si è abbassata nell'ultima sessione, scendendo dello 0,2%. Secondo l'RSI stocastico, siamo in un mercato ipervenduto. La coppia West Texas Intermediate dollaro statunitense ha visto un piccolo aumento dello 0,1% nell'ultima sessione. L'RSI indica un'opportunità di selling. L'indice di attività nazionale della Fed di Chicago degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 12.30 GMT. La vendita di nuove case degli Stati Uniti alle 14.00 GMT. La fiducia dei consumatori dell'Irlanda alle 00.01 GMT. Il prodotto interno lordo dei Paesi Bassi sarà rilasciato alle 5.30 GMT. L'indice coincidente del Giappone alle 5.00 GMT. L'indice economico leader del Giappone alle 5.00 GMT. Ci auguriamo che abbiate apprezzato la revisione finanziaria del lunedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relative ai mercati finanziari.